Meno, meno, non vedo l'ora dal parrucchiere. Perché le ragazze o le donne se la tirano? Allora, il motivo è estremamente semplice. Allora, secondo me, a livello biologico, bisogna fare una piccola analisi. Quindi quello che succede a livello biologico è che io me la tiro perché poi devo stare per 9 mesi ferma, ok? Quindi devo preservarmi per 9 mesi di pregnancy, quindi di situazione di, insomma, in cui rimane incinta. Quello che succede è che poi praticamente è normale che tu devi garantire la best prole ever, quindi la miglior prole di sempre quando decidi di accoppiarti con un umano. Quindi di fondo quello che succede è che tu donna in generale o una ragazza, quindi le persone con cui interagisci, le donne con cui interagisci, se la tireranno sempre perché devono dovrebbero tendere a selezionare il miglior partner per la riproduzione. Quindi la selezione dovrebbe durare un po' di più di uomo così. Invece tu uomo è diverso perché comunque l'uomo può teoricamente riprodursi, cioè nel senso può fecondare molteplici volte, ok? Mentre la donna viene fecondata una sola volta, tu uomo puoi tipo fecondare ogni santo giorno e anche più volte al giorno, in teoria. Quindi l'idea qual è? Che l'uomo vuole tutto subito così da riuscire a fecondare prima possibile una donna, e la donna cerca però di frenare questa cosa in modo tale che questa possa selezionare al meglio la persona giusta con cui riprodursi in modo tale che la prole sia una prole più tendente e alla sopravvivenza. È chiaro che io non mi vado a riprodurre con quello che rispecchia di meno i canoni estetici della bellezza o comunque dell'idea di bellezza, perché peggiori saranno quei canoni di percezione, ok? Peggiori sono i canoni di bellezza. Peggiori sono le chance percepite di sopravvivenza della prole e anche di rimanere incinta, eccetera, e quindi minore chance ha la prole e di conseguenza la specie umana di perpetrare, che non sarebbe male se un po' non perpetrasse, perché siamo troppi, però ok, l'idea è quella. Quindi quei canoni oggettivi di bellezza richiamano a un'alta, ok, chance di essere fertile, eccetera, e quindi di riuscire a creare una buona prole, e che poi rimanda alla donna essere a dire, e quindi seleziona tra queste opzioni quella migliore. Questo penso che sia, cioè, molto semplice. Quindi quando tu te incazzi perché stai lì, no, che pensi, no, vabbè, ma se la tira, che bastarda, che pezza di merda, sei una troia. No, in realtà quella sta seguendo un punto semplicemente naturale, cioè nel senso comprendi che una donna se la tira, specialmente negli anni in cui capisce poi che se la può tirare, quindi quando capisce che è estremamente evoluta, quindi saranno più o meno 23-24 anni, se non prima, fino ai 31-35, poi forse anche meno ai 35, poi da là incomincia a calare sempre di più l'idea che se la tiri, perché chiaramente lì non è più tanto fertile. E di conseguenza, sapendo inconsciamente che non è tanto fertile, ha bisogno poi di sbrigarsi a riprodursi. Ma questo ovviamente si riporta all'idea che noi ci vogliamo mettere con una persona, adesso la pensiamo così. Ma in realtà, di fondo, a livello biologico, sono estremamente convinto della mia idea che ci sia questo tipo di fondamento. Perché così si spiega anche il modo in cui ci siamo sviluppati, ok? Quindi in cui sopravviviamo. Penso sia estremamente semplice come idea. Quindi questo è il motivo. Cioè, se tu sai perché se la tirano, ok? Che tanto perché la società, perché così se la tirano, perché no, non è che se la tirano perché il background culturale. Sì, anche a livello occidentale il background contribuisce. Ma comunque anche nelle tribù mi sembra dei, non so, dei africani, aborigeni, eccetera, ci sono dei riti di selezione del maschio migliore, e lì le donne selezionano o cose del genere. Adesso a livello antropologico non lo so, però
Però ci dovrebbe essere una cosa simile, ok, in giro. E questo ti fa capire che non è che se la tirano su, cioè tirarsela oggi è anche il tirarsela che si faceva prima, cioè selezionare un partner più funzionale rispetto agli altri. Basta, cioè non è che se la tirano perché se la devono tirare perché sono stronze, no, loro sono improntate in quel modo. Tu uomo sei improntato nel non tirartela. Quando ovviamente non hai così tante situazioni di riproduzione che hai fatto, ok? Quindi di fondo sono viste così, cioè loro se la tirano perché è impostato in quel modo il loro DNA, ok? Invece tu sei impostato nel modo funzionale. Sempre a garantire la maggior sopravvivenza e la riproduzione migliore della specie, cioè la riproduzione della prole migliore tra tutte. Cioè io seleziono il tipo con le spalle più larghe, perché a livello biologico il tipo con le spalle più larghe implica che sia più fertile, implica che sia più in grado di proteggere la prole dopo in futuro. E allora io donna perché seleziono il tratto delle spalle larghe? Perché c'è una spiegazione logica di fondo. Non è perché quello è palestrato, sì, poi anche palestrato, ma ancora più a fondo. Che spiegazione c'è questa? Ok? Quindi non dare la colpa alle donne. Cioè, se tu sai, è come se tu te la prendi con, che ne so, io esco e mi incazzo, oggi piove, io odio il cielo. No, non posso odiare il cielo, non posso odiare la terra. Funziona così, sì, piove, non ci puoi fare un cazzo, non è che lo puoi evitare. Però puoi metterti l'ombrello, quindi in teoria non ti bagni. L'idea è la stessa, è quella se la tira. Sì, se la tira, ok, perfetto. Allora io gioco al gioco dei numeri, o comunque non gliela do a vincere, ok? Non gliela do vinta. In questo primo impatto non gli do vinta, non gli do per vinto il fatto che se la tiri. Basta, cioè è molto semplice. Se se la tira, non mi incazzo perché se la tira. Io so che quella persona se la sta tirando perché è impostata a fare in quel modo. Poi sicuramente mentre è cresciuta è stata abituata, ci sta tutta una serie di background culturale. Però sommariamente ritengo, sono convinto che sia questo il motivo, ok? Quindi sia un motivo intrinseco di sopravvivenza, quindi biologia mera. Questo in quanto riguarda perché se la tirano. Di conseguenza, come fare a non farsi a non incazzarsi quando se la tirano? Semplice, depenna una persona, perché una persona che se la tira troppo e quindi eccessivamente poi ti porta all'esasperazione, è una persona che probabilmente non è che se la sta tirando, ma ti sta selezionando e ti sta scartando, scusa, non ti sta selezionando, e ti sta dicendo: guarda, io me la tiro troppo e tu non sei in grado, perché ti assicuro che quando quella trova uno che è fecondo secondo lei, che è funzionale alla riproduzione, ovviamente non a livello conscio ma a livello inconscio, capirà, okay, che se se la tira rischia di perderla, quindi di conseguenza non se la tira, se la tirerà di meno e renderà più facile l'accesso a quella persona. Quindi una che se la tira troppo con te e che vedi che fa la difficile dopo il primo appuntamento, secondo, terzo e ti rompe il cazzo, ok, dopo il terzo appuntamento comincia a depennare la persona e levala dalle palle, perché tanto quella persona ti sta scartando e neanche lo fa consciamente, lo fa inconsciamente, quindi non è cosciente di quello che sta facendo e del perché non si sente di dartela, tra virgolette, come si dice. Il motivo è più implicito, più intrinseco. Bene, questo è il perché se la tirano, ok? Quindi tutte le stronzate che scrivono sul web, ritengo che siano stronzate, io sono estremamente convinto che siano delle grandi cazzate e mere cazzate, dove si tende a incolpare l'altro sesso. In realtà non può incolpare nessun sesso, perché questo è il modo fisiologico e biologico e funzionale alla sopravvivenza in cui funzioniamo.